Ciao a tutti, siamo qua al Piano City nella scalinata del Touring Club Italiano, del Palazzo del Touring Club Italiano per questa Piano City Milano 2016 e abbiamo l'onore e il piacere di avere qua con noi il trio Artemisia. La cosa particolare è che è un trio a sei mani, quindi trio pianistico, quindi abbastanza interessante e soprattutto inusuale, non è che ci sono tantissimi progetti di questo tipo. Hanno suonato con il GP400, con Casio Grand Hybrid e fortunatamente la polifonia a 256 note ha permesso a tutte le sei mani di operare in estrema tranquillità. Quindi vediamo un po', parti tu per prima? Sì. Ok, presentati allora. Ciao a tutti, noi siamo appunto il Piano 3 Artemisia, io sono Irene, lei è Roberta e lei è Federica. Allora, facciamo una domanda, prima la domanda di rito e pseudotecnica. Siccome voi siete abituati a suonare col pianoforte acustico, come siete trovati con il digitale di Casio e Backstage? Bene, sorprendentemente bene. Dico sorprendentemente perché ovviamente essendo una novità, potremmo dire è il futuro che ci aspetta, speriamo anche nel nostro percorso sia didattico che di studi. Non sapevamo cosa aspettarci e siamo state veramente colpite dalla sua tastiera veramente bella, dalla comodità anche, dal suono, sembrava veramente di suonare un pianoforte con la sua meccanica, i suoi appoggi, noi riuscivamo tranquillamente a dialogare tra di noi. Siccome avete fatto un repertorio molto particolare, già l'ingresso mi è piaciuto molto perché con i tre shakerini avete già iniziato a dare ritmo al brano che avete fatto diciamo d'apertura. Solitamente fate un programma di questo tipo oppure avete cose anche magari un po' più, come possiamo dire, più ricercate, oppure avete questo repertorio diciamo fatto su misura appunto per le vostre qualità? Sì, diciamo che la nostra idea è quella di fare qualcosa di diverso, non diciamo dallo standard pianistico, a cominciare appunto dalla formazione, quindi sì, andiamo comunque da un repertorio, suoniamo anche dei brani classici, anche abbiamo suonato oggi un brano di Rachmaninoff proprio scritto per questa formazione, però ci piace, della cosa che ci interessa di più, trovare delle trascrizioni o arrangiare anche noi stessi dei brani che proprio per la nostra formazione, dei brani diversi, non nati per questo, per il trio pianistico. Insomma, ci piace divertire e divertirci soprattutto, e quindi cerchiamo sempre qualcosa di diverso, a cominciare appunto dai shakerini dell'ingresso, però ci divertiamo. Quello sicuramente, infatti anche il pubblico, visto che ha apprezzato molto ed era molto divertito dal vostro repertorio. I vostri progetti, che so, incisioni piuttosto che altri concerti, piuttosto che tour, eccetera? Beh, è normale, abbiamo dei progetti che speriamo si avvereranno e noi ce la mettiamo tutta e cerchiamo di parteciperemo ad un concorso e vediamo un attimo se questa formazione può andare avanti oppure insomma noi ce la mettiamo tutta. Beh, sicuramente dal punto di vista dell'immagine, dal punto di vista tra virgolette commerciale, è sicuramente interessante la formazione, proprio perché tre ragazze, poi con vestite tutte uguali, tutta una cosa precisa, una cosa costruita, era molto bello, diciamo, dal punto di vista della grazie dell'immagine. Per aver pensato, perché non sai quanto abbiamo girato per trovare questa misura. Come avrete capito, la provenienza delle tre ragazze è varia. Sì. Quindi diamo un po' una localizzazione geografica alle pianiste. Geograficamente io sono siciliana come Roberta, però Roberta si sta naturalizzando lombarda, mentre Federica vive in Olanda già da diverso tempo, ma è di Benevento, quindi comunque il sud l'abbiamo, sicuramente. È il nostro legame. Sì. Sicuramente.
Bene, volete dire ancora qualche cosa? Volete salutare? Niente, vogliamo ringraziare voi, la Casio, grazie. Piano City è stato per noi un'esperienza davvero importante e speriamo di rivederci presto. Avete fatto solo questo concerto o avevate altri concerti in giro? Abbiamo diverse date che abbiamo fatto e che ci aspettano in questa estate, speriamo. Ringraziamo ancora tanto le tre ragazze di Artemisia, vi facciamo ancora tanti complimenti e tanti grazie. Auguri per la vostra carriera e ci vediamo prossimamente magari a un Piano City, a un'altra cosa. Ciao. Grazie. Ciao.